Quello fra Trieste e la scienza è un legame indissolubile, lo sa bene Stefano Alessandrini, tecnologo 37enne, dipendente di Area Science Park, che si occupa di progetti di innovazione legati ai temi di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e mobilità sostenibile. Perché parliamo di Stefano? Semplicemente per dare uno spaccato di quello che può essere il lavoro di tanti altri, giovani o più esperti, che lavorano nell'ambito della ricerca, settore fiore all'occhiello di Trieste. Ci sono capitato un po' per caso, però diciamo che da sempre, fin da quando studiavo ingegneria, avevo l'idea che i temi energetici fossero un po' il futuro e quindi mi sono buttato su un indirizzo energia e ambiente, poi ho fatto un dottorato sempre su ingegneria energetica, sistemi energetici e da lì sono andato avanti verso temi un po' diversi come quello della pianificazione energetica territoriale, e, insomma, progetti innovativi in quest'ambito. Gli studi in ingegneria, poi un dottorato sui temi ambientali e dei sistemi energetici, Stefano ha scelto di restare a Trieste e da 6 anni lavora, con passaggi di vari contratti, in Area Science Park. Di fatto ho lavorato sempre a Trieste, prima all'università e poi con un'azienda, cioè contemporaneamente al dottorato ho lavorato anche con due aziende di fatto, in periodi diversi, e poi sono entrato in area come assegnista di ricerca e poi ho evoluto il contratto a quello di tecnologo. Il suo lavoro può svilupparsi in team, così come nel perseguire un obiettivo preciso di cui solo lui si occupa. Io lavoro in un ufficio che si chiama Ufficio Studi. Ci sono i progetti finanziati dall'Europa, i progetti finanziati da enti e aziende esterne, piuttosto che attività interne di organizzazione dati e quant'altro che hanno scadenze magari più ravvicinate. Oggi si chiude un progetto europeo che si chiama SECAP, che riguarda la predisposizione di strategie e linee guida per le amministrazioni locali finalizzate alla redazione dei piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Il lavoro e la famiglia. Stefano descrive così il suo rapporto fra le ore impiegate in area e il tempo libero. Diciamo che c'è sempre la possibilità di lavorare 24 ore al giorno, volendo. Però ho un bambino piccolo, mi piace la musica, suono, quindi riesco dopo una certa ora a ritagliarvi i miei spazi, mi sono autoimposto insomma di tenermi anche abbastanza libero nei weekend. Infine l'aspetto economico. Stefano ha un buon stipendio, abbastanza sopra la media di un dipendente, difatti può puntare in futuro a un ruolo di dirigenza. Al momento devo dire sono molto soddisfatto, mi ritengo anche piuttosto fortunato perché insomma ho un buono stipendio, la carriera è uno dei miei interessi primari, non lo posso negare. Immagino che o in quest'ente o in altri enti di ricerca sia possibile fare degli ulteriori gradini di carriera, chiaramente verso la dirigenza, perché dal mio livello in poi c'è sostanzialmente la dirigenza, chi lo sa.